Buongiorno da Dunkin' Donuts. Oggi colazione qua. Facciamo un paio di donuts, quelli belli. Matcha latte, provare com'è. E poi un nocciolo. Ora vi portiamo una nuova rubrica che si chiama Cosa ci sarà mai nei supermercati americani? Ora andiamo subito a scoprirlo. Zona alimentari e zona vestiti. Ovviamente ci sono i cereali formato famiglia, giganteschi proprio. Uno scaffale solo per il burro d'arachidi praticamente. Cioè, lo scaffale è solo burro d'arachidi. Poi c'è la Nutella. Questo che è in plastica e costa $5. Questo vabbè, no, quello questo qua è in plastica. Ovviamente bustoni di patatine giganteschi. Capire quanto sono grandi. Come qua tutte la frutta secca che c'è. Contenitori enormi di patatine, quelle al cheddar, carne seccata di manzo. Costa pure un bel po', questo è piccante. Poi abbiamo qua, ci sono i bibitoni di Pepsi, proprio gigantesca. E Terizona, stiamo cercando prima, eccolo qua. Questo è per fare il bubble tea. No, forse è già pronto. Sì. È già pronto? Sì. Qua Lipton. Sì. Vendono anche delle coccoline, magari in confezioni anche gigantesche, però sono diverse dalle nostre, sono più piccole dalle nostre. Sì, tutte diverse. Questo è un mini, ma cioè guarda, noi trovi 6 forse. Sì, questi forse saranno 12, sì. Saranno questi. 10 sono, ecco. La pizza. Buona. Deve essere buonissima proprio. Di giorno. 4 formaggi. Questo invece è peperoni supreme, non so però come sia, peperoni, sausage, green pepper, onion, black olives, una bella cosa. 3 meat, i bidoncini del latte, latte a cacao, uova come se piovessero. Guarda, c'è anche la Philadelphia però. Sì. I biscotti, ma c'è tipo i biscotti non si trovano quelli in confezione come da noi, ma si trovano solo così. Formaggio sharp cheddar, medium cheddar, mild cheddar, Activia. La birra, da oggi devo prendere anche lei qua negli Stati Uniti, perché oggi è il suo compleanno e fa 21 anni la ragazza, e quindi qua può prendere anche la birra. Prende la birra. Ecco la Barilla. Guarda anche i tortellini. Abbiamo fatto una capatina qua al Tricofinaio. In verità deve essere visitata perché tanta roba davvero. Ovviamente c'era la classica fila al Tricofinaio fuori. Infatti mi devo portare 10 minuti, 5 minuti per entrare. Comunque buono, io sono New Yorker, per con roast beef, rucola e pomodorini e salsa di porcini. Poi c'è lì, ha preso una paradiso che è mortadella, salsa di pistacchio, cacciatella. Allora, poi nel mio ho trovato un nostro connazionale italiano. Ciao, si chiama Andrea. Andrea, qua da 4 mesi mi diceva. Assolutamente. Racconta sì. Come stare a New York, dettagliato. Una meta molto ambita dagli italiani. Fortunatamente il mio lavoro mi permette di portare un angolo dell'Italia qua e mi dà una grandissima soddisfazione. È una città che ti può insegnare tanto dal punto di vista dell'esperienza, di lingua, del modo di pensare. È New York City, non c'è altro da aggiungere. New York è New York. Poi siamo qua un passo da Times Square. Assolutamente.
com'è, cioè, sei andato subito qua in America oppure dopo un po'? Dopo quasi 2 anni di lavoro mi è stata fatta questa proposta, irrefutabile direi, e quindi ho accettato la proposta. Ambientarsi è facile qua? Sì, ho un collega coinquilino italiano come me che già conoscevo, e quindi tramite lui poi piano piano faccio amicizie con i colleghi, con persone esterne. Per ora è così. La vita notturna pesa tanto qua? Dipende dai giorni, dipende un po' dai giorni. Durante le feste natalizie è stata strapiena comunque. Se no, tendenzialmente, da quello che ho visto io, la sera si spostano un po' più a sud di Manhattan, o Brooklyn, quelle zone là. La sera vanno più su? Sì. Come fa il giorno più su? Infatti sì, chiudiamo alle 8 la sera, che non c'è già più nessuno. E per infatti il lavoro qua? Facciamo dalle 11.30 la mattina alle 8 la sera, tutti i giorni, tranne il venerdì e il sabato, che rimaniamo aperti fino alle 10 la sera. Allora, grazie dell'intervista. Grazie a te, ma scherzo. Un saluto all'Italia. Ciao Italia, tornerò, bellissima esperienza, ma torno, promesso. Oggi c'è un freddo cane, porca puttana. Cioè, sì, davvero, percepiti forse sono meno 3, meno 4. Cioè, davvero, pessimo freddo. Nel frattempo facciamo una fermata, diciamo, riscaldata a Dave & Buster's, che è una sala giochi con una burgeria dentro. Andiamo a vedere. Quando sono stato in California sono andato ed era fighissimo, voglio vedere com'è qua. Da Macy's, che è un centro commerciale diciamo tipo rinascente, con marche un po' fastidiosi. Niente, per fare un giro, vedere cosa c'è dentro. Siamo usciti, stiamo andando un attimo a posare la roba in hotel, a riposarci un attimo perché dopo dobbiamo andare a cena in un ristorante, si chiama Il Punto, un ristorante italiano. Abbiamo visto che il signor Franz sta qua sotto e ha messo un bel video a riguardo e mi ha ispirato molto, così dato questo compleanno andiamo in un ristorante italiano oggi. E comunque siamo ancora in fase di tantissimo jet lag, perché in questi due giorni siamo crollati verso le 7, perché di là è tipo l'una, e quindi non credo abituarci. Infatti non ho neanche cenato, praticamente ho fatto una cosa così al volo, come andare a dormire e basta. Ieri abbiamo fatto colazione e fatto una merendina. Esatto. Che poi molti dicono che in teoria il modo per superare il jet lag sarebbe quello di dormire, andare a dormire il più tardi possibile, in modo da svegliarsi un po' tardi la mattina del giorno dopo. Però secondo me c'è un modo migliore. La mia teoria è che se tipo di pomeriggio dormi 1 o 2 ore, ti riposi un po' e poi vai a dormire più tardi e svegli anche più tardi, così dovresti recuperare più. Vabbè, oggi più già abbiamo recuperato qualcosa. Sì, a voglia. Svegliati verso le. Sì, verso le. Io verso le 4, verso le 5. Invece ieri sono durati io le 2. No, vabbè, alle 2.47 tipo, e tu un'ora dopo, quindi già oggi miglioramento. Ok, siamo riusciti con i guantini. Io ho messo il cappuccetto anche, perché c'era da morire dal freddo proprio. Stanotte ha messo anche neve. Però ora, così con belli coperti, si sopporta molto molto meglio. Sì, comunque posto molto bellino. Il menù è bello italiano. Sono i primi, i secondi,
E niente, posto molto carino. Io sto prendendo un pappardelle alla bolognese, invece lei i cavatelli alla norma. Un poco di formaggio. Yeah, yeah. Yeah, thank you. Sembra buona, vero? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.